L'ossidazione per dei composti che sono negli alimenti, sapete che prevalentemente è la causa di effetti negativi, perché gli alimenti a causa dell'ossidazione possono perdere di qualità e anche di valore nutrizionale. Tuttavia, abbiamo visto che il vino può rappresentare un'eccezione a questa regola e Francesco vi abbia spiegato l'importanza della tecnica di microossigenazione su vini rossi. Altri casi interessanti potrebbero essere quelli dell'evoluzione di vini maderizzati, che sono appunto vini che traggono le loro caratteristiche, di originalità proprio dal processo di ossidazione. Chiaramente l'ossidazione non è un processo che dà benefici a tutti i vini, ad esempio i vini bianchi vengono normalmente danneggiati dall'esposizione all'aria. Ora, quello di cui noi parleremo è semplicemente l'ossidazione chimica, quindi ossidazione in cui non intervengono enzimi, e il mio intervento di questa sera riguarderà proprio una disamina, un po' un approfondimento su alcuni meccanismi del processo di ossidazione chimica per capire come questi sono importanti sia per ottimizzare il processo di gestione della tecnica di microossigenazione, sia per prevenire, per preservare le caratteristiche organolettiche invece di vini bianchi e rossi, quando appunto l'ossigeno rappresenta un problema. La chimica dell'ossidazione è stata studiata molto nel passato e tuttavia ad oggi molti aspetti restano ancora da chiarire. Il processo di ossidazione, qui lo vedete schematizzato, sembra molto complicato. In realtà, se noi stiamo ad approfondire questo aspetto, vediamo che è ancora più complicato di quello che potrebbe apparire da questo che vedete sulla slide. Brevemente, il processo di ossidazione che porta quindi al consumo dell'ossigeno molecolare che si discioglie, si può così descrivere. È una reazione dove appunto l'ossigeno disciolto progressivamente viene consumato, viene ridotto innanzitutto quindi a radicale perossile e la sua riduzione si accompagna con l'ossidazione del ferroferroso ferroferrico. Ferroferrico che ritorna allo stato ridotto ossidando un orto di fenolo a chinone. Parallelamente, il radicale che si è formato viene successivamente ridotto a perossido di idrogeno, provocando anch'esso l'ossidazione di un orto di fenolo a chinone. Si forma acqua ossigenata. L'acqua ossigenata entra nel cosiddetto dalla reazione di Fenton, viene a sua volta ridotta dal ferroferroso che si ossida a ferroferrico per dare il radicale idrossile, che è un radicale particolarmente reattivo in grado di reagire e di ossidare molti costituenti del vino, tra cui l'etanolo. Ci soffermiamo al composto più abbondante nel vino, ad acetaldeide, passando attraverso questo radicale idrossietile. Come monitorare il processo di ossidazione? Si può monitorare valutando il consumo di ossigeno e questo da alcuni anni è possibile agevolmente grazie a strumenti di misurazione non invasivi, valutando il consumo della solforosa libera e totale, perché a differenza dei metalli, la solforosa che partecipa al processo di ossidazione viene consumata durante il processo di ossidazione. Quindi, in base alla quantità di solforosa libera e totale che viene persa, noi possiamo avere un'informazione sulle caratteristiche e le condizioni del processo di ossidazione. Inoltre, anche la quantità di acetaldeide prodotta che varia in funzione del processo di ossidazione. Il primo aspetto che consideriamo quindi è la velocità del consumo di ossigeno. Vi presento un lavoro che è stato condotto dal gruppo del professor Versari, che ha studiato le cinetiche, ha provocato quindi delle saturazioni dei vini su vini Chianti, delle saturazioni. Il vino è stato sottoposto a quattro saturazioni con ossigeno consecutive, saturazione all'aria, scusate, ed è stato seguito la cinetica di consumo
dell'ossigeno nel corso di queste quattro saturazioni. È interessante osservare come queste cinetiche siano cinetiche di primo ordine. Cosa significa? Significa che se noi studiamo l'evoluzione della concentrazione dell'ossigeno nel tempo, quindi il suo consumo, e trasformiamo questa concentrazione nel logaritmo naturale, il suo logaritmo naturale, vediamo che esiste una relazione lineare tra il logaritmo naturale della concentrazione di ossigeno e il tempo. Quindi, quando si vede queste linearità, si parla di cinetica di primo ordine. Cosa significa in pratica? Significa che in questo.